pubblica i miei libri. Cioè stanno tentando di gettare discredito sulla casa editrice, in modo che gettando discredito su quella, di riflesso, no? Cioè, come dire, una sorta di attacco concentrico, ma ripeto, fa parte del gioco e quindi lo accettiamo. Allora, dicevo, la Bibbia, ritenuta appunto testo sacro, rimasto così fermo, intonso, da secoli, o forse anche da millenni. Questa è innanzitutto la convinzione più sbagliata che si possa avere, nel senso che la Bibbia è l'Antico Testamento, è uno dei testi più scritti, riscritti, cancellati, manomessi, interpolati, cambiati, smarriti, occultati, ritrovati, eliminati in parte, recuperati in parte, che esistano nella storia dell'umanità. Nel senso che in tutta la sua storia, cioè nella storia dell'insieme di quei libri che compongono l'Antico Testamento, che non è un libro, ma è un insieme di libri, in tutta questa storia chiunque l'ha avuto in mano, e l'ha avuto in mano ovviamente da una posizione di potere, non da parte di chi lo legge, ma da parte di chi poteva gestirlo, ne ha fatto ciò che ha voluto. E adesso vedremo alcuni esempi più avanti. Al punto che tra il VI e il IX secolo dopo Cristo, diciamo, si è sentito il bisogno di mettere un punto fermo, cioè di dire adesso basta, adesso definiamo il significato della Bibbia e da questo momento non la si tocca più. Questo lavoro è stato fatto in contemporanea, diciamo, da diverse scuole. Diciamo che si è imposta la scuola dei cosiddetti masoreti, cioè custodi della Masorà. Masorà significa la tradizione. Quindi questi custodi della tradizione, della scuola di Tiberiade, della famiglia di Moshe ben Aaron ben Asher, hanno definito, diciamo così, un significato a quel testo. Vi dico subito che quella dei masoreti è la Bibbia, diciamo il codice, cosiddetto codice masoreti, è in sostanza il testo di riferimento da cui dipendono tutte le Bibbie che abbiamo in casa. Ma non è l'unica Bibbia, è una delle Bibbie possibili. E gli interventi sulla Bibbia non sono finiti allora. Poi vi faccio esempi di come ci siano studiosi, esegeti, che ancora oggi intervengono sulla Bibbia cambiandola, a riprova del fatto che evidentemente non la considerano un testo sacro, perché un testo sacro per definizione è un testo tabù, cioè non lo si tocca. Se invece si dice che lo si può toccare, che dove c'è scritta una cosa in realtà ce ne potrebbe essere scritta un'altra, beh, per definizione non è più un testo sacro. Ma questo non è il motivo per il quale io ho scelto il titolo. Il motivo è poi scritto nel libro. Questa è la riprova del fatto che non lo considerano un testo sacro. Che cosa in sostanza hanno fatto questi masoreti? L'Antico Testamento, come tutte le lingue semitiche antiche, è scritto, era scritto, con una successione di consonanti senza i suoni vocalici. Come fossero i suoni vocalici all'inizio, nessuno lo sa, direi che nessuno lo saprà mai, anche se si dice che questi suoni vocalici sono stati riportati dalla tradizione. Vedremo tra breve che non esiste una tradizione, ma esistono tante tradizioni in contrasto l'una con l'altra. Quindi la certezza su come fosse scritta la Bibbia in origine non ce l'ha nessuno. Chiunque dica di averla sta raccontando la sua personale certezza. Allora, dicevo che il testo è scritto con una successione di consonanti, senza distinzione tra le parole e senza suoni vocalici. Vi faccio un esempio di cosa ha significato il lavoro dei masoreti. Per esempio, una parola come questa,
Tevelu è una radice, cioè sono quindi tre consonanti che così come sono al momento, diciamo, non hanno significato. Se io metto una E ebraica fatta da due puntini, diventa Tevel e significa mondo, terra oppure universo, a seconda del contesto. Se io ci metto un'altra E ebraica, come per esempio nel capitolo 18 o nel capitolo 20 del Levitico, cioè aggiungo un puntino qui e aggiungo un puntino lì, questa parola significa, e si legge sempre Tevel, ma invece di significare mondo, significa rapporto sessuale di una donna con un animale. Oppure rapporto sessuale tra suocero e nuora. Levitico capitolo 18, Levitico capitolo 20. Ok? Mondo, rapporto sessuale tra una donna e un animale. Questo è il lavoro che hanno fatto i Masoreti. È ovvio che non c'è libertà assoluta, perché è chiaro che, diciamo così, se sto parlando di astronomia, non ho la libertà di inserire le due E che me la trasformano in rapporto sessuale tra una donna e un animale, è ovvio. Ma vedremo tra breve come invece ci sono altre situazioni dove il cambiamento delle vocali racconta una è possibile e racconta una storia totalmente diversa. Se non me lo ricordo io, ricordatemelo voi, che in due versetti vi faccio vedere tre Bibbie. In due versetti. Tre Bibbie scritte da esegeti israeliti, eh? Non dalle mie traduzioni. Allora, questo è il lavoro fatto dai Masoreti, che hanno costruito quindi questo testo che è diventato il testo di riferimento per le Bibbie che abbiamo in casa, che è uno dei testi possibili, tant'è che nel 1958 alla Hebrew University di Gerusalemme gli studiosi docenti ebrei hanno sentito il bisogno di tentare di ricostruire una Bibbia la più vicina possibile a quella scritta in origine, che nessuno sa qual è. Si sono dati due secoli di tempo, si chiama Bible Project, quindi ci lavorano dal 1958, hanno davanti altri più o meno 150 anni e alla fine avranno una Bibbia, diciamo, vicina a quella scritta in origine. Questo lo fanno raccogliendo ovviamente tutti i codici, tutti i pezzettini di papiro, singole parole, eccetera, che si trovano ovunque, proprio per tentare di vedere come fosse all'inizio. Ben sapendo, appunto, che nel corso del tempo tutti questi scritti ebraici hanno subito continue evoluzioni. Appunto che, vi leggo cosa scrive uno dei coordinatori di questo progetto, che è il professor Alexander Röfe, che è da 40 anni docente alla Hebrew University. Si sa che ogni testo biblico tramandato a mano o sotto dettatura non è mai uguale. I testi del 400 avanti Cristo erano come un imbuto rovesciato. Per una parola che entrava ne uscivano molte di più. Ma due secoli e mezzo dopo accadde l'inverso. L'imbuto si rovesciò. E nel Tempio, il Tempio di Gerusalemme, qui siamo nel periodo dopo l'esilio di Babilonia, quando, diciamo, i sacerdoti del Tempio di Gerusalemme hanno preso in mano il potere, diciamo così. E quindi nel Tempio qualcuno disse: ecco, questo è il testo ufficiale. Da lì tutti i libri vennero corretti. E se un libro era molto divergente, non potendolo distruggere, lo si seppelliva. Cioè, se un testo scritto in precedenza non corrispondeva alla dottrina che da quel momento in avanti doveva essere veicolata, non se la sentivano di distruggerlo, perché comunque era stato scritto dai loro padri, ma lo seppellivano per renderlo non più consultabile. Nelle Bibbie che avete in casa sono citati
11 libri che quindi gli autori biblici conoscevano e ritenevano attendibili, tant'è che li citavano, 11 libri che non sono più disponibili, cioè sono scomparsi. E il motivo è qui. Hanno fatto scomparire quei libri che, diciamo, per il loro contenuto, che non era più, non era emendabile, nel senso che non potevano correggerlo, allora li hanno fatti sparire. Il biblista Raphael Zer, sempre dell'Università Ebraica di Gerusalemme, scrive: noi studiosi non possiamo ignorare una cosa, che quelle parole sono state gestite da esseri umani. Di passaggio in passaggio gli errori ci sono stati e si sono moltiplicati. Ma non soltanto gli errori. Lui ricorda una cosa, dice che la pluralità, poi ne parliamo con dovizia di particolari, la pluralità degli Elohim, che è quel termine, ripeto, poi lo vediamo dopo, che viene tradotto con Dio, la pluralità degli Elohim era chiara, indiscussa, però ovviamente non era compatibile con l'idea monoteista che da un certo punto in avanti è diventata quella preponderante. Allora dice questo biblista Raphael Zer della Hebrew University: invece di interpretare, meglio tagliare, sbianchettare con un po' di monoteismo e ricopiare in altro modo. Cioè cambiavano per cancellare ciò che non era in linea con ciò che loro avevano deciso che dovesse essere veicolato. Questo lo dicono gli studiosi israeliti delle università giudaiche, nelle quali si sta cercando, con mente aperta, con mente libera dai dogmatismi di ordine teologico, eccetera, si sta cercando di capire che cosa era veramente quel libro in origine. Se poi si leggono gli studi dei rabbini della Rabbinical Assembly, quindi dell'assemblea rabbinica, che sono docenti nelle università giudaiche americane e israelitiche, beh, lì si vedono, vi garantisco, veramente illuminante, perché si vede veramente lo studio di gente che, lavorando con mente aperta, si pone domande vere su questo libro, perché su questo libro sappiamo molto poco. Io da 3 anni dico una cosa che all'inizio era una battuta, ma nel frattempo è diventata una affermazione sempre più concreta e devo dire anche molto usata. Sono addirittura fatti dei gruppi, hanno fatto, io non sono neanche dentro quei gruppi lì, tanto per intenderci, perché sulla Bibbia possiamo solo fare finta che, cioè possiamo fare finta che quel testo sia quello vero, ma fare finta, convinti del fatto che possiamo fare finta, perché sappiamo che quel testo lì certamente, certamente non è quello che è stato scritto in origine, perché abbiamo la documentazione di tutti i cambiamenti, di moltissimi cambiamenti che nei secoli sono intervenuti. Abbiamo la documentazione sotto gli occhi. Abbiamo i codici più moderni, diciamo così, i codici più antichi, li mettiamo a fianco e vediamo. Questi, dicevo prima, i Masoreti che hanno fatto questo lavoro si chiamano appunto custodi della Masorà, cioè custodi della tradizione. Allora, la Torah sono i primi 5 libri dell'Antico Testamento, quelli che noi conosciamo come Pentateuco. Tra la Torah scritta dai Masoreti e la Torah samaritana, i samaritani dicono noi siamo i custodi della Torah, i Masoreti dicono noi siamo i custodi della tradizione, tra la loro e quella samaritana ci sono 2000 varianti. 2000. Se seguiamo gli studi degli studiosi ebrei tipo Roger Messod Sabbah, che sono di famiglia rabbinica, che studiano i Targumim, cioè studiano la Bibbia scritta in aramaico, allora vi assicuro che la storia scritta in quella Bibbia è totalmente diversa da quella della Bibbia dei Masoreti. C'è qualcuno al mondo che possa dire la Bibbia è vera è quella dei Masoreti e non è quella scritta nei Targumim? No.